Guardi, anzitutto bisogna fare una premessa. Io so benissimo che Mario Frattini avrà detto molte cose, però sono convinto che una visione storica, storiograficamente corretta, della resistenza romana in fondo non è ancora venuta ben fuori. Quando si parla della resistenza romana, in genere si parla di Porta San Paolo, il ghetto, Via Rasella e le fosse ardeatine. È un falso quadro della realtà di Roma. Anzitutto Porta San Paolo. Porta San Paolo non è stata solo Porta San Paolo, ma è stata tutta la zona di Roma intorno a Roma, fino alla Dispoli, fino a Monterotondo, che Kesselring nelle sue memorie ricorda le difficoltà che incontrarono i paracadutisti tedeschi a Monterotondo, dove c'era un forte presidio militare, e la popolazione che sono insorti non li hanno fatti passare. Ma l'unica zona che era stranamente libera era la zona Tiburtina, attraverso cui passarono il re per scappare, il Badoglio per scappare. Ma il resto era tutto in combattimento. E difatti ci sono stati, un'altra cosa che nessuno sa, ci sono stati 650 morti in quel giorno e mezzo di combattimenti. Italiani, che non sono pochi, non sono affatto pochi. E tra questi, ed è anche un altro dei fatti che viene costantemente ignorato, la grande maggioranza erano militari. Certo, sono morti anche 200 civili, ma sono morti oltre 400 militari. E tra i 200 civili, certo, c'erano anche 17 donne. C'era perfino una suora che medicava i nostri soldati. Ma non dico a Porta San Paolo, è un po' tutta la situazione. A Monterotondo sono morti 68 civili. Cioè c'è stata una resistenza della città che è stata marcata e massiccia. E c'era dentro la città un presidio militare fortissimo che avrebbe potuto resistere indefinitamente. Certo, erano rimasti senza ordine, erano rimasti sbandati, e però quelli che hanno resistito hanno resistito. Tanto è vero che Roma non si è arresa e il famoso armistizio non ha comportato una cessione di Roma all'occupazione tedesca. Ma i tedeschi riconobbero Roma non città aperta, perché era impossibile. Per città aperta si ritiene una città che non ha presente alcun presidio militare, nemmeno l'antiaereo, ma come città libera. Cioè i tedeschi firmano l'armistizio il giorno 10, chiedendo che finissero i combattimenti, che loro si impegnavano a non entrare in città con le truppe e i comandi, che chiedevano per sé il controllo della loro ambasciata, degli apparati radio, Roma 1, e delle centrali telefoniche. Ma questo era anche abbastanza comprensibile. E per il resto riconoscevano a Roma lo status di città libera, presidiata e garantita dal regolare Regio Esercito italiano. Così finì la battaglia di Roma. 2 giorni dopo i tedeschi entrarono a Roma, fecero venire da fuori i rinforzi, perché la resistenza fu dura. 2 giorni dopo entrarono in Roma, dimenticarono tutto quello che avevano e cominciò l'occupazione romana. Ma l'occupazione di Roma non è avvenuta in seguito a una sconfitta dei romani o in seguito a una resa. Non c'è stata la resa. C'è stato il riconoscimento ufficiale da parte del nemico che noi avevamo il diritto di rimanere come città libera. Poi il nemico era, non l'ha osservato. E c'è stato lo sbando dei soldati e degli ufficiali. In quel momento comincia la resistenza romana. Che la cosa straordinaria di Roma
Questo dipende anche un po' dal carattere dei romani, no? Un po' bulli, un po' emulativi nella bullaggine, eccetera. Valore assoluta, totale disponibilità alla disobbedienza civile. E questi soldati, decine di migliaia, ufficiali, si trovano sbandati nella città che veniva occupata dai tedeschi. E dove hanno trovato rifugio? E nelle case dei romani, che gli hanno dato i vestiti civili, li hanno aiutati a nascondersi, a sopravvivere per quel poco tempo in cui dovevano stare nascosti, in modo che si potessero squagliare, eccetera. Ed è il primo, cioè il secondo, straordinario atto della resistenza romana. Questa caratteristica solidaristica nei confronti dei perseguitati, che entro le settimane diventarono parecchie centinaia di migliaia, dico parecchie centinaia di migliaia, è la caratteristica fondante della resistenza romana. E chi erano questi perseguitati? Anzitutto i soldati e gli ufficiali sbandati. Poi i giovani in età di militare. Poi gli uomini in età di lavoro, perché ci furono i bandi che ci costringevano a presentarci. Poi ovviamente gli ebrei, i partigiani, i politici antifascisti, ma anche un'infinità di politici fascisti che non avevano voluto aderire alla Repubblica Sociale. E che sono morti, uno importante, Aldo Finzi, è stato ammazzato alle Fosse Ardeatine. Era in collegamento, era stato sottosegretario agli interni nel governo Mussolini durante il periodo del delitto Matteotti. Ed era collegato con i partigiani di Palestrina. Lui viveva a Palestrina, è stato acchiappato, arrestato, non ha parlato, massacrato, morto di botte e poi finito alle Ardeatine. Cioè è stata, c'era un substrato di romani della città, tale per cui Meltzer, incazzatissimo proprio il giorno di Via La Sella, quando chiedeva di abbattere tutte le case circostanti, a chi gli diceva ma che sei matto, rispondeva qui mezza Roma nasconde l'altra metà. Ed è questa la realtà incredibile e straordinaria della resistenza romana. Poi, per esempio, non si racconta, si parla molto, giustamente, per carità, del rastrellamento del ghetto. Ma 10 giorni prima c'è stato il rastrellamento dei carabinieri. Il 7 ottobre, 9 giorni prima, c'è stato il rastrellamento dei carabinieri. E furono rastrellati e deportati oltre 2.000-3.000 carabinieri a Roma. E poi condizioni di vita disumane, con un coprifuoco già abbastanza anticipato e un controllo rigoroso. Tanti tedeschi occuparono il centro della città, fecero la loro ridotta negli alberghi e nei ministeri di Via Veneto, dove c'erano i comandi, e negli immediati dintorni. E poi cominciarono anche subito le azioni partigiane. Parlare della iniziativa dei GAP è assolutamente insufficiente, perché i GAP erano gruppuscoli e si sono mossi, si sono potuti muovere, proprio perché c'era una estesa diffusione, una estesa capillare rete militare, no? Roma era divisa in 8 zone, ciascuna zona era divisa in 3, 4, 5 settori, a seconda della consistenza della zona, con un capo zona politico e un capo zona militare, poi c'erano i settori, col capo settore politico e il capo settore militare, poi c'erano le squadre. E la gente conosceva solo i compagni della sua squadra e spesso non li conosceva nemmeno di nome per evidenti motivi di opportunità della lotta clandestina. E le azioni cominciarono subito. Già dal settembre ci sono dei brani di un libro che è uscito di recente, nel 99, con un'intervista a Kapler, fatto dal
capo del carcere militare di Gaeta, che ha avvicinato Kappler e Reder mentre era lì. E questi dicono delle cose allucinanti. Ma le dice lo stesso Kesselring nelle sue, Kesselring tra l'altro nelle sue memorie, ricorda dell'aiuto che gli ha dato la grande maggioranza degli altri prelati della Chiesa Cattolica e in particolare il Vaticano. In queste condizioni, malgrado questo, Roma si è mossa. Tant'è vero che i GAP sono sorti, diciamo così, per moto spontaneo, perché nelle zone si cominciarono a fare delle cose, degli scontri, anche abbastanza duri, per esempio il 28 ottobre a Ponte Garibaldi ci fu uno scontro durissimo tra i fascisti che tentarono di... Ah, altro fatto, l'assoluto fallimento del movimento fascista come movimento politico. De Felice, nel Rosso e Nero, riconosce che Roma è la città italiana che ha dato il minor numero di aderenti alla leva militare del lavoro della Repubblica di Salò. C'è chi parla intorno al 10% rispetto al 35-40% del restante delle zone occupate. Secondo la CIA addirittura meno del 2% dei romani ha aderito alla chiamata alle armi e al servizio obbligatorio del lavoro. E dove stavano questi? Stavano nascosti. E quanti erano? Centinaia di migliaia. Tu nascondevi il figlio mio, io nascondevo il figlio tuo. Era una rete diffusissima e qui si è inserita subito un'attività militare consistente. Poi quelli di noi che avevano dato prova furono a mano a mano selezionati e ridotti alcuni dei GAP centrali ed altri dei GAP periferici, come certamente le ha raccontato Mario Fiorentini. Ma la resistenza a Roma non l'hanno fatta i GAP, l'hanno fatta i romani. E Kappler, al suo processo, si giustifica del fatto della segretezza e della fretta con cui portò a termine la strage delle Ardiatine, che cominciò praticamente 22 ore dopo l'attacco di Via Sella, che noi facevamo l'attacco verso le 16, e alle 14 del pomeriggio successivo cominciarono ad arrivare i martiri alle fosse Ardiatine, e in 5 minuti ne sparavano 5, ogni 5 minuti, alle 7 era tutto finito, alle 7 di sera. Ora, questa coralità della resistenza romana non viene mai fuori, mai. E torno a dirle, noi già nel dicembre del 43 avemmo, oltre a condizioni annonarie di fame, ci sono agli ospedali romani le cartelle cliniche dei bambini e dei vecchi morti per defedamento in quei mesi. Oltre alle condizioni annonarie di fame, oltre a questa pressione delle razzie per le strade, all'improvviso chiudevano via nazionale, principio alla fine, eccetera, tutti gli obblighi che c'erano dentro venivano acchiappati, al centro, alla periferia, dovunque. E poi venivano presi, venivano portati a lavorare intorno a Roma, poi scappavano. Alcuni venivano deportati in Germania, famosa storia della Teresa Gullace, no? Che non starò a ripetere. Allora, secondo me, questo non traspare dalle storie della resistenza romana, in modo pressoché nullo. Perché? Perché la risposta di Roma non è stata quella che il Vaticano voleva. Oh, torno a dirle, già nel dicembre del 43, noi abbiamo portato il coprifuoco a Roma per le azioni che venivano fatte alle 16.30 del pomeriggio fino alle 6 del mattino. E Roma è l'unica città d'Italia in cui, per merito mio e in particolare di Mario Fiorentini, è stato proibito l'uso delle biciclette. Perché io feci il primo attacco la sera del 17 dicembre. Piazza Barberini con una bicicletta, e allora furono proibite
le biciclette di sera. Mario Fiorentini il 26 di dicembre del 43 attaccò la guardia del carcere di Regina Coeli in bicicletta a mezzogiorno e furono proibite anche di giorno. E allora questi geniali romani inventarono il triciclo, che i tricicli erano permessi. Allora il triciclo che cos'era? Spesso era una bicicletta che aveva una piattaforma collegata con l'asse della ruota posteriore e una rotella che spesso era una scatola del lucido. E questa, dicevano, è un triciclo. Però, insomma, questa non la usavamo noi perché era praticamente e francamente rischioso. E già a dicembre c'erano stati una quantità di scontri molto pesanti. Basti pensare negli ultimi giorni di dicembre, attacco al Barberini, attacco al Flora, attacco al comando tedesco di Regina Coeli, attacco al comando di primi di gennaio, al comando dell'intendenza dell'esercito tedesco in via Po, attacco al Bahnhofsoffizier, al posto di ristoro degli ufficiali, alla stazione Termini. Ma prima ancora una quantità infinita di sabotaggi, che poi il gusto del sabotaggio era diventato pane per i ragazzini, insomma. Mi racconta un mio amico che si è trovato di fronte a una scena bellissima, e cioè un camion tedesco si ferma, i due tedeschi entrano in un bar per bersi qualcosa, due ragazzini di 13-14 anni svelti, i camion tedeschi avevano il serbatoio della benzina di lato con un tappo che si svitava. Svitano il tappo, acchiappano una manciata di terra e gliela buttano dentro. Quello è un camion fottuto dopo 10 km. Sto dicendo questa cosa che può sembrare una sciocchezza, ma pensi all'ultimo episodio di guerra che c'è stato a Roma, il 5 di giugno del 44, Ughetto Forno, la storia di Ughetto Forno, ragazzino di 11 anni che vede che i tedeschi stanno minando Ponte Salario. Chiama i contadini, amici suoi della zona intorno, vanno lì, attaccano i tedeschi, Ughetto Forno viene ammazzato con dei fucili che avevano, perché poi le armi c'erano, si trovavano, stavano dappertutto. Ci sono anche altre organizzazioni, cioè a parte i GAP, che funzionavano, niente da dire, funzionavano con molta determinazione e con molta capacità militare, insomma. Ma poi c'erano tutte le zone che avevano i loro GAP. Io, subito dopo lo sbarco di Anzio, i GAP si sciolsero, i GAP centrali. Ognuno di noi fu mandato in una zona diversa. Io fui mandato all'ottava zona, che era praticamente Torpignattara, Quarticciolo, Centocelle, Borgata Gordiani, Quadraro e giù la Borgata Villaggio Breda. E lì c'erano delle formazioni già operative, che avevano per esempio sabotato gli aerei del campo di Centocelle prima che fosse distrutto dal bombardamento alleato. E tra l'altro avevano asportato da questi aerei mitragliatrici pesanti che poi erano messe nei nostri depositi di armi, e armi in notevole quantità. Io sono arrivato a Centocelle la pomeriggio del 29 gennaio, riconoscendo i compagni attraverso le opportune parole d'ordine, feci un comizio e occupai la borgata. I tedeschi si dettero, fascisti, avevano uno scontro, uno morì, uno fu ferito, gli altri scapparono e noi rimanemmo padroni assoluti della borgata. Noi giravamo liberamente armati di giorno e di notte, i nostri compagni si erano fatti tutti la camicia rossa, cose davanti, e l'osteria dove ci incontrava la sera era il nostro stato maggiore, e vennero, mi ricordo che noi facemmo, io feci questo comizio, poi facemmo la manifestazione, era andata così bene, i tedeschi che stavano lì si squagliarono, facemmo la manifestazione e mentre facevamo la manifestazione arrivarono i fascisti, prima che arrivassero i fascisti.
il comandante della pattuglia della polizia, il maresciallo, che pattugliava la zona, mi diceva, ma che state facendo? Io mi dicevo, ma non si può fare? E io dicevo, dicevo che non si può fare. Vietatecelo. No, insomma, a me non ci frega niente. Ma almeno aspettate che ce ne andiamo. No, no. Per niente. Qui da oggi comandiamo noi. Lei se ne può fare quello che vuole. Può rimanere con noi. Se ne può andare. Ci può anche attaccare. Ci provo. Vediamo che succede. Io c'avevo intorno 140 uomini armati. E loro lo sapevano. Per cui disse, no, no, per carità, non ce ne andiamo noi. E il giorno appresso sono venuti all'osteria dove io avevo il mio comando e mi ringraziarono perché mentre i fascisti li avevamo attaccati, loro li avevamo lasciati perdere. Ma noi non abbiamo attaccato i fascisti, sono passati dei fascisti, levati i fascisti per piacere. Ah, come, eccetera, eccetera. Allora uno, in borghese, che non avevamo preso di petto, si allontana un momento, mi punta la pistola in faccia, mi dice, sei in arresto. Io avevo la pistola in mano, tiravo fuori la pistola, gli sparo, lo colpisco, poi quell'altro fa un salto indietro, tira fuori la pistola, gli sparo, e succede un paramiglia. Deserto sulla strada, sti due feriti per terra, uno morto e uno ferito. Arriva, ritornano i tedeschi, e io non conoscevo la zona, sono rimasto lì ad aspettare che qualcuno mi venisse a prendere. E dall'altra parte c'erano i tedeschi con questi due morti. E non so se ci morivamo di paura più io che loro, insomma, no? Forse tutti e due. Io aspettavo che qualcuno mi desse rifugio. Cambiai il caricatore della pistola. I tedeschi stavano dall'altra parte, mi guardavano. Si portarono via il morto e il ferito. E poi a un certo punto me ne andai anche io, trovai la possibilità di rifugiarmi. Vabbè, l'operazione di Viola su Viola Sella è avvenuta su due direttrici, un attacco dall'alto e uno dal basso, cioè si erano costituiti due punti di fuoco, il mio famosissimo carrettino, eccetera, eccetera, e sotto un gruppo di fuoco costituito da quattro compagni che dovevano scagliare dopo l'esplosione del mio carrettino, dopo la mira che era contenuta nel mio carrettino, dovevano lanciare sul rimanente della compagnia nazista delle bombe da mortaio modificate a bombe a mano, bombe da mortaio Brixia, mortaio d'assalto modificate a bomba a mano. E infatti così avvenne, io ebbi l'ordine di aprire il fuoco da Calamandrei, accesi la miccia, mi allontanai e poi avvenne l'esplosione e poi intervennero questi altri di sotto, poi io di sopra, che poi tra l'altro io non dovevo andarmene via di corsa perché sennò creavo un allarme, stavo 10 metri davanti alla prima riga della compagnia, anzi stavo tra la prima riga della compagnia e l'avanguardia che era costituita da una motocarrozzetta con mitragliatore servente al pezzo, che però precedeva di qualche minuto, di un minuto, due, tre, precedeva la compagnia tutti i giorni. E io stavo in questo ambito. E quindi venni su, io avevo una miccia a 50 secondi, venni su in 50 secondi, difatti l'esplosione mi colse che stavo all'angolo della strada. E lì Carla Capponi mi mise un impermeabile per coprire la mia tuta da spazzino e quasi contemporaneamente all'esplosione, potrei dire, sono venuti fuori da Palazzo Barberini, dei reparti, tenga conto che la zona di Piazza Barberini da via Veneto a Porta Pinciana, da Piazza Barberini a Porta Pinciana, su tutta quella zona, aveva posti di blocco fissi e un continuo andirivieni di posti di blocco mobili. Difatti dal Palazzo Barberini, proprio subito dopo l'esplosione, potrei dire dopo 10 secondi dall'esplosione, sono venuti fuori un gruppo di, mi pare che fossero di soldati della finanza,
che mise ricordoni. E io e i miei compagni che mi facevano da scorta eravamo appena passati. Il carrettino esplode alle 15.52, cioè io accendo la miccia alle 15.52, quindi alle 15.53 esplode il carrettino. La rappresaglia è cominciata alle 14 del giorno dopo. Ci stavano in mezzo 10 ore, 12 ore di coprifuoco. E dove, i manifesti che effetto potevano avere? La notizia alla radio della sera prima. E chi la sentiva la radio? Il battaglione Bozen si chiamava SS Polizei, Regiment Bozen. SS Polizei Regiment. Questo era il suo nome ufficiale. Non solo, ma hanno fatto stragi nel nord, sono stati processati, condannati, eccetera, dai tribunali militari alleati, soprattutto nella zona di Falcade, nella zona in Istria, a Kirk in Istria, a Falcade a Belluno, in quella zona lì hanno fatto stragi proprio in Bozen. Beh, è un po' romanzata la storia del prete, la storia dei due ragazzi che vanno ad andare al prete, terrorizzati, balle, insomma, quelle sono balle. È un peccato perché il libro di Katz era stato un libro molto rigoroso. Lì invece c'è qualche sbavatura di carattere, ma noi siamo andati anche sul set. Carla e io andammo sul set, ci invitarono, Richard Burton, quale venne da noi divisa dai tedeschi, e ci disse: voi vi credete che qui stiamo facendo un film? No, siamo noi tedeschi, adesso l'abbiamo beccato. Risate, era divertentissimo.